Buonasera e benvenuti al Diario di Papa Francesco. Benvenuto Don Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, e Ivan Sagné, presidente e fondatore dell'associazione No Cap. Questa mattina è stato presentato e pubblicato il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Dio cammina con il suo popolo, questo è il titolo, proviamo un po' a leggerlo insieme. La sinodalità è la vocazione originaria della Chiesa, popolo di Dio che cammina insieme nella storia. Un esodo, un viaggio verso il regno dei cieli. La Chiesa è sempre in cammino, sempre itinerante. I migranti sono una sua icona. E in questo camminare Dio si fa presente, è vicino, in mezzo al suo popolo, rifiuta di stare chiuso nel tempio. A Dio è cara la tenda, perché vuole farsi compagno di strada. È un Dio itinerante che passa da una tenda a un'altra. Molti migranti ne fanno esperienza, si affidano a Lui. Lo cercano nello sconforto, gli confidano le proprie speranze. Quante Bibbie, Vangeli, Rosari accompagnano i migranti nei loro viaggi. Dio non solo è in mezzo a loro, ma si identifica nelle donne e negli uomini in cammino nella storia. Perciò non onorate il corpo di Cristo soltanto nel Tempio. Perché sui nostri sentieri ogni incontro con l'altro, soprattutto se povero, migrante, bisognoso del nostro aiuto, permette di incontrare il volto di Gesù. Mi colpisce molto l'approccio, proprio l'inizio di questo messaggio, perché quando parliamo di migranti parliamo sempre degli altri, di loro. Noi siamo gli stanziali, quelli che stanno a casa propria, e arrivano gli altri. Invece la prospettiva del messaggio di quest'anno è che esiste un unico grande noi, è già un punto di vista decisivo. È ribadire un concetto caro. Il cristiano è l'uomo del noi, direi, non è l'uomo dell'io. È il noi che cammina. E questo possiamo dire che è molto bello. Noi camminiamo insieme, siamo un popolo che cammina, che cammina in tante situazioni, in tanti ambienti, e cammina. Il popolo che cammina, cammina verso il Regno dei Cieli, è il popolo dell'Esodo, no? E noi camminiamo verso il Regno dei Cieli, ma camminiamo insieme come popolo cristiano. Quindi è bello questo sottolineare che è un popolo che cammina insieme e si identifica con i migranti che camminano verso una situazione migliore. A me colpiva molto, oltre che in noi, questo Dio che non lascia solo nessuno, che cammina insieme al suo popolo, che sta in mezzo al suo popolo, non solo sta nella tenda, ma va di tenda in tenda. E che non vuole stare chiuso nel tempio, dice. E che non vuole stare chiuso nel tempio, ma sta con il suo popolo, che si fa vicino e che il popolo sente vicino. Senti, prima di approfondire anche questo aspetto che già hai, cui hai già fatto cenno, restando invece per un attimo nella logica del noi e del loro, c'è un dato importante, che quest'anno i migranti, quelli che hanno lasciato l'Italia, gli italiani che sono andati in altri paesi, sono stati di più rispetto agli stranieri arrivati. E questo è un dato che è emerso molto dal rapporto Italiani nel Mondo, del RIM, che viene curato da una commissione scientifica. Ci tengo a dire che non sono numeri, perché in questo caso si danno spesso numeri nel campo delle migrazioni, ma sono dati scientifici, frutto di lungo studio, di tanta passione di chi cura il rapporto Italiani nel Mondo. Si evince con chiarezza che siamo un popolo che in questo momento sta emigrando di più che ricevere immigrazione. Però questo ha stupito molto. Non lo percepisce nessuno, non ce ne questo accorgiamo. Questo ha colpito molto. Quando è uscito il rapporto l'anno scorso, a novembre, tante radio, anche popolari, hanno chiesto alla curatrice del rapporto, la dottoressa Licata, a tante persone, hanno chiesto lo stupore di questo dato.
che siamo un popolo che sta immigrando in questo momento di più che ricevere immigrazione, con una specifica, che poi quelli che arrivano in Italia, lo sappiamo bene, non solo non si fermano tutti in Italia, ma cercano di proseguire per altri luoghi, quindi non sono tutti quelli che arrivano, ma quelli che arrivano poi ne restano una parte. Quindi lo scarto è ancora maggiore. È ancora maggiore. Questo ha colpito, ha scosso, ha colpito in senso positivo, cioè ci si è interrogati su questo, ma ci voleva un rapporto, si fa finta di niente. O se si sa, si tace, invece no, bisogna dire. Infatti sembra che ce lo siamo già dimenticato questo. Ce lo siamo dimenticato, lo riporteremo con pazienza con la Fondazione Migrantes a conoscenza di tutti, che è un dato incontrovertibile. Siamo in questo momento un paese che sta più emigrando che ricevere immigrazione. Ivan, tornando un attimo al noi e loro, quando uno distingue l'altro da se stesso, gli italiani dagli altri provenienti da differenti paesi, automaticamente finisce per distinguere i diritti. Noi abbiamo dei diritti, gli altri non hanno dei diritti, fino a toccare la dignità stessa della persona. È un po' quello che ti ha mosso nella tua iniziativa, che ti ha portato a fondare e poi a far crescere NOCAP. Ci spieghi un po' sì. Questa storia? Io sono andato a lavorare nelle campagne del sud Italia, partendo dal nord dove studiavo, e pensando di trovare una situazione lavorativa come intendevo, piena di diritti, l'uguaglianza tra i lavoratori. Invece ho vissuto sulla mia pelle un sistema di sfruttamento, il caporalato in particolare, che ha tendenza a dividere i lavoratori tra loro, i migranti, noi, e i lavoratori italiani. Quindi questo mi ha portato a dire no, a organizzare questa grande protesta nel 2011, perché avevo più un concetto di noi che di divisione, di unità che di divisione, perché siamo tutti lavoratori, a prescindere dalle nostre origini. C'è qualcosa che ci deve unire, e questo noi è la legge. C'è una legge, una costituzione in questo paese che non fa distinzione di origine, e quindi ho messo a disposizione la mia cultura per far sì che la legalità, i diritti e l'umanità premiasse sulla divisione che questo sistema ci portava. E questo che cosa ha prodotto dal 2011 ad oggi? Questo ha suscitato in parte nell'opinione pubblica un grande risveglio, perché il tema dello sfruttamento dei lavoratori migranti è sempre stato sotto al tappeto. Tutti vedevano, soprattutto alcune istituzioni, ma facevano finta di non vedere. Ecco. E quindi da allora in poi le istituzioni si sono messe in moto una parte, mettendo a disposizione la legge sul caporalato, facendo approvare la legge sul caporalato, e vedete, è grazie alla lotta dei migranti che nel nostro paese c'è la legge sul caporalato, e poi varie inchieste che si sono aperte. Quindi il tema dei diritti dei lavoratori è ritornato alla ribalta, e vorrei anche sottolineare una cosa. Però il caporalato non è finito. Il caporalato non è finito, esiste ancora. Questo ci fa capire che la battaglia è lunga. E ringrazio Papa Francesco, perché Papa Francesco ogni volta cita il tema del lavoro povero, schiavo. Del lavoro schiavo. E quindi Papa Francesco per noi in questo momento rappresenta uno dei più grandi sindacalisti, per dire tra virgolette, anche da questo punto di vista. Tu prima dicevi di questo Dio che cammina con il suo popolo e di persone che si sentono in qualche modo accompagnate, incoraggiate in viaggi che spesso sono drammatici e che finiscono con la morte in mare, nel deserto, e non con l'arrivo in Europa. Che testimonianze hai raccolto di persone che hanno avuto, come dire, dalla fede e dalla vicinanza anche concreta di persone, un sostegno? Beh, tante testimonianze.
Dio cammina, non lascia solo. Questa è un'immagine di consolazione, direi, in un momento di grande solitudine, anche dei giovani, non solo degli anziani, proprio di solitudine in questo tempo di post-Covid che viviamo. Sentirsi accompagnati, non sentirsi soli, è una grande consolazione, è una grande speranza. Ho avuto modo di vedere, di constatare con i miei occhi quello che il messaggio dice, quanti oggetti religiosi, quante pagine di Vangelo, perché magari è difficile portarsi la scrittura appresso, ma una pagina, una preghiera, quante preghiere trovate nelle tasche o nascoste nelle tasche, tenute nelle tasche, i rosari di vario tipo con cui i migranti hanno chiesto aiuto e si sono fatti accompagnare dalla presenza del Signore. In questo noi non ci sono solo i cristiani di Papa Francesco? Ci sono tutti. E questo è anche il bello, ma tutti si sentono accompagnati e sentono la figura del Papa con grande rispetto. Sentono che è dalla loro parte, che gli vuole bene. Qualunque credo, io credo che questo sia veramente importante, si può fare testimonianza di questo. Grande rispetto verso il Papa. E poi bello il messaggio: Dio cammina di tenda in tenda, cioè non lascia solo nessuno, e questo viene percepito. E tra di loro, durante questi viaggi, che sono, non sono viaggi, sono tante volte sono drammi, sono fatiche umane che sembrano non finire mai, con freddo, con disagi di tutti i tipi, di cui noi, per quanto abbiamo visto, non abbiamo mai visto abbastanza. E questo va ribadito, non abbiamo idea tante volte veramente di quello che si passa per arrivare in un altro mondo, per costruirsi un'altra vita. Allora qui penso ai corridoi umanitari, legalizzare e togliere i mercanti di morte, cioè cambiare proprio la mentalità e la modalità. Però questo Dio che accompagna, questo Dio che si fa vicino, è sentito vicino. Tu ti sei sentito accompagnato? Nel tuo viaggio, nelle tue battaglie, puoi raccontarci qualcosa che ti ha dato questa sensazione? Sì, mi sono sentito accompagnato. Quando ho iniziato lo sciopero pensavo che fosse molto difficile raggiungere i risultati. E fortunatamente ho trovato accanto a me non solo persone brutte, non solo i caporali, non solo i padroni, ma tantissime persone, associazioni. Mi riferisco in particolare non solo a un pezzo del sindacato, ma alla Chiesa, a Migrantes, alla Fondazione Migrantes, che mi hanno accompagnato in questo percorso, che mi hanno detto: la battaglia che stai facendo, che state facendo, è una battaglia giusta, quindi ti daremo gli strumenti per poter portare avanti il tuo lavoro, i tuoi ideali. E quindi grazie al loro supporto, per esempio, oggi ci sono tanti migranti che attraverso noi, attraverso il loro sostegno di queste organizzazioni, hanno potuto usufruire di una casa, di un alloggio, invece di vivere nelle baraccopoli, nei ghetti, che si trovano per lo più nel centro-sud Italia, ma hanno un mezzo di trasporto. Diciamo, hanno oggi degli strumenti, perché ci sono persone accanto che li hanno accompagnati. E questi, come diceva Don Pierpaolo, sono angeli in carne e ossa, non solo spirituali, che Dio mette accanto a noi per accompagnarsi nella nostra missione. Vediamo le parole dette dal Papa nella giornata di ieri, solennità del Corpus Domini. Ascoltiamo che ha detto all'Angelus. In quel gesto di Gesù che spazza il pane c'è un aspetto importante che il Vangelo sottolinea con le parole «lo diede loro». L'Eucaristia infatti richiama anzitutto la dimensione del dono. Gesù prende il pane non per consumarlo da solo, ma per spezzarlo e donarlo ai discepoli, rivelando così la sua identità e la sua missione. Sempre dobbiamo ricordarci che Gesù, prendendo il pane, lo spezzò e lo diede loro. Perciò la comunione con Lui ci rende capaci di diventare anche noi pane spezzato per gli altri, capaci di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo. Ecco,
fratelli e sorelle, a cosa siamo chiamati? A diventare ciò che mangiamo, a diventare eucaristici, cioè persone che non vivono più per sé, per se stesse, no, nella logica di un possesso, di consumo, no, che persone che stanno a fare della propria vita un dono per gli altri, sì. Così, grazie all'Eucaristia, diventiamo profeti e costruttori di un mondo nuovo. Quando superiamo l'egoismo e ci apriamo all'amore, quando coltiviamo legami di fraternità, quando partecipiamo alle sofferenze dei fratelli, condividiamo il pane e le risorse con chi ne ha bisogno, quando mettiamo a disposizione di tutti i nostri talenti, allora stiamo spezzando il pane della nostra vita come Gesù. Spezzare il pane della nostra vita come Gesù, l'Eucaristia è un dono che ci deve rendere capaci di diventare ciò che mangiamo, di diventare a nostra volta dono. È evidente che questo tocca tutta la vita di una persona. Come lo tradurresti in concreto rispetto al tema dei migranti e dell'accoglienza? Il Papa ha una grande capacità che con grande semplicità rende concreti e vicino concetti alti, spezzarci, renderci pane anche noi, farci dono. Come mi posso far dono? È una domanda che mi ripeto tutte le mattine. Come mi posso far dono con chi incontro, con il mio quotidiano, anche con la mia famiglia, ma con i migranti? Penso a come accolgo, penso concretamente a non cambiare strada perché ne ho paura. Penso che incontrandolo si diventa amico e la sua cultura può diventare la mia e la mia la sua. Aiutarlo ad inserirsi, a integrarsi nella città di Roma, ovunque si possano trovare, dare degli strumenti, aiutarli nello studio della lingua italiana, accompagnarli. Posso farmi dono sostenendoli, tenendo i bambini insieme ai miei, con una famiglia. Faccio per dire, ci sono tanti modi che le famiglie possono aiutare una famiglia migrante, che io sacerdote posso aiutare un uomo, una donna, una famiglia. Tante, che non è solo la carità, ma a volte è un abbraccio, è parlare, è accompagnare, è non lasciare soli, è indirizzare, è sostenerli nel rinnovo del permesso di soggiorno, che tante volte non è semplice e lo sappiamo, è indirizzarli nel mondo del lavoro, con i patronati, con tanti strumenti. Posso farmi concretamente vicino, non a parole, ma concretamente vicino, e spronandoli a studiare la nostra lingua. Spronandoli, perché più si sa la lingua italiana, se stanno in Italia, si fermano in Italia, più hanno modo di integrarsi e di inserirsi, lavorativamente parlando, ma in tutte le dimensioni. Si vedono come le seconde generazioni che vanno a scuola in Italia, che hanno i compagni italiani, che parlano italiano, hanno più facilità di integrarsi, che frequentano la parrocchia italiana, che parlano, che giocano a calcio con altri, con gli italiani, con i loro compagni. C'è un'integrazione più rapida. Allora devo fornire gli strumenti, e sono tanti gli strumenti che possiamo fornire, se non personalmente indicando strade, indicando vie. Ivan, dal tuo punto di vista, prima citavi il Papa come compagno di viaggio, ma le parrocchie riescono a essere compagne di viaggio nella tua esperienza? E che cosa, anche in che cosa si può crescere? Sì, le parrocchie hanno una grande potenzialità, scusate, perché hanno gli strumenti per poter realizzare il messaggio del Papa, il messaggio del Cristo, cioè accogliere. Io ho bussato in questi anni alle porte della Chiesa per avere gli strumenti che dicevo prima. Io, scherzando, ma anche c'è anche un fondo di verità su questo, dico spesso: la Chiesa è il primo mobiliare al mondo, è il primo mobiliare al mondo. E un paese come l'Italia, dove si fa fatica a avere la casa, a trovare la casa, ma per chiunque, che essi siano italiani che stranieri, e quindi quando vedo i miei compagni che lavorano senza avere un tetto, poi costretti a dormire nelle baraccopoli, e accanto la Chiesa c'è con
quegli strumenti, le case che ha a disposizione e che spesso non riesce a metterle a disposizione, mi fa male. Quindi spesso vado a bussare alle porte della chiesa per avere quegli strumenti. E tanto che con Pierpaolo stiamo condividendo un'esperienza di questa portata a Eboli, dove ci hanno messo a disposizione una struttura per raccogliere i ragazzi di Campolongo, che è una periferia di Eboli, che vivono senza acqua, luce e gas. Quindi la chiesa può fare tanto. Poi vorrei chiudere il ragionamento dicendo che questo messaggio del Papa è ancora molto più forte in questo momento nel mondo, dove purtroppo siamo di fronte a un mondo che fa acqua da tutte le parti. Abbiamo una guerra alle porte dell'Europa con i migranti ucraini che vengono in Europa, in Palestina, in Israele, a Gaza, a Rafa, la pressione che parte nel sud del Mediterraneo, dall'Africa verso l'Europa. Quindi i migranti sono più che mai in movimento in questo momento, e trovare qualcuno che li accoglie i migranti palestinesi, accogliere i migranti che vengono dall'Africa in questo momento è più che mai importante, perché essere migranti non è facile, come è stato sottolineato, perché vuol dire lasciare la propria vita, la propria cultura, la propria casa, andare incontro a un destino che spesso non conosci. Quindi trovare qualcuno accanto che ti accoglie, che ti affianca in questo percorso è fondamentale. Don Pierpaolo, chiudo ritornando un attimo al messaggio del Papa pubblicato oggi, ma la giornata mondiale del migrante e rifugiato la celebreremo il 29 settembre. Che cosa si fa nel frattempo? Che cosa fa la Fondazione Migrantes? A che servono i messaggi? Servono a richiamarci, a richiamare tutti, a richiamare anche la Chiesa, ognuno di noi, ogni cristiano, ad accompagnare, a farci pane spezzato, a stare accanto, a vedere nel fenomeno del migratorio, ma noi parliamo migranti, ma richiedenti asilo, rifugiati, migranti ambientali, quante sfaccettature di chi fugge dalla propria terra o di chi lascia la propria terra, secondo le situazioni. Entrare in questa complessità serve per ricordare, serve per ogni volta crescere in sensibilità. Grazie dell'opportunità che ci date di parlare con profondità, con attenzione, perché spesso anche una comunicazione esatta, una comunicazione attenta va fatta su questo tema, non dando numeri ma dando dati, entrando nelle questioni, nelle storie delle persone. Cosa possiamo fare? Ricordarci, capire ogni volta di più il fenomeno e sforzarci ogni giorno nel nostro quotidiano, anche con gesti semplici, di porci accanto, di farci pane spezzato. Grazie davvero Pierpaolo, grazie Ivan, noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.